illusione per il Sansepolcro, che passa in vantaggio a Mezzolara e poi nel finale perde la partita. Vediamo le immagini: Sansepolcro in maglia nera, rispondono i padroni di casa che si portano in avanti con Melli, il pallone affidato a Gavoci, il tiro cross che per poco non beffa David. Ancora il Mezzolara, ancora il solito cross di Melli, non ci arriva stavolta Tommasini. Sull'altro fronte è il Sansepolcro che ottiene il calcio di rigore, fallo da dietro su Mencagli e per l'arbitro signor Sicurello di Seregno è calcio di rigore giusto per il trattenuta. Avete visto la maglia di Mirzulia, va sul dischetto Mencagli e porta in vantaggio al 24esimo il Sansepolcro. Era questa l'illusione di cui parlavo in avvio di servizio, e anche sarà anche il gol con cui si chiude il primo tempo col Sansepolcro in vantaggio, ma che sbaglia in maniera abbastanza grossolana con lo stesso Mencagli la possibilità del raddoppio. Buon momento per la squadra di Schenardi con Alagia che va al sinistro, la palla per poco non prende lo specchio della porta difesa da Malagoli. Ancora attivissimo Mencagli, si porta la palla sul sinistro, la sua conclusione è però imprecisa. Con le immagini andiamo al secondo tempo, vero e proprio incubo sportivo per il Sansepolcro. Mezzolara che conquista il pallone a centrocampo, almeno cerca di farlo, poi c'è l'imbucata di Dida per Alagia entra in area di rigore, va sul sinistro, il tiro però a girare non inquadra lo specchio quando Mencagli era lì pronto a ricevere il pallone. Occasionissima però per i padroni di casa con Pappagianni ed è il preludio al gol del pareggio, sesto minuto firmato da Sala. Fa tutto come al solito Melli, la palla in mezzo, vedete c'è un batti e ribatti, molta fortuna per il Mezzolara, alla fine Sala si ritrova una vera e propria chicca sul destro e infila il portiere per la rete dell'1-1. Il Sansepolcro prova comunque a portarsi in avanti nuovamente con il bel break di Mattia che lancia in profondità Mencagli, non ci arriva il classe 99 sul pallone, invece il classe 2000 Mutti dei padroni di casa che inizia questa azione con la sfera che è controllata da Tommasini, rimontato alla grande dall'intervento di Sgambato. E ci prova il neoentrato numero 17 Mezzietti, supera molto bene l'avversario, serve il solito Melli, sinistro in mezzo, si tuffa e abbranca David il pallone in presa bassa, sbaglia nettamente la ripartenza il Sansepolcro e per poco non ci scappa il gol da parte di Gavoci. Ancora il Mezzolara e ancora con Tommasini che va a cercare di inquadrare la porta, il suo sinistro si perde sul fondo. Denota però qualche difficoltà il Sansepolcro in questa fase, e allora ci vuole ancora David, per la verità non molto impegnato in questa conclusione di Mezzetti. Poi è il turno di Tommasini, ancora molto mobile, Tommasini chiama la sovrapposizione, poi lascia partire un gran destro a girare e la palla non inquadra lo specchio della porta. Calcio di punizione di Menarini, palla in mezzo che sbuca in maniera fortunosa e al 47esimo in pieno recupero, vedete liscia la palla il giocatore del Sansepolcro Bears e in pieno recupero c'è il gol fortunosissimo che porta in vantaggio irrimediabilmente il Mezzolara. Festeggiano giustamente i ragazzi di Mister Ferrante per la rete del vantaggio. A questo punto il Sansepolcro si getta anche scriteriatamente in avanti, praterie enormi per il Mezzolara, in una di queste ci si infila. Il nuovo entrato Raspadori converge e lascia partire un gran destro che supera il portiere David al 48esimo, dunque un minuto più tardi la partita è definitivamente chiusa. Ennesimo brutto passo falso del Sansepolcro.